Ufficialmente sarà il nuovo segretario del Partito Democratico solo a partire da domenica prossima, dopo l'Assemblea Nazionale del Partito che si terrà a Milano. Concretamente, Matteo Renzi vuole subito dare segnali di cambiamento. E io avverto l'emozione, la commozione, ma anche la necessità di dare immediatamente dei segnali. Non c'è un minuto solo da perdere. Nessuna intenzione di dividere il partito o scontrarsi con i gruppi parlamentari da parte di Renzi, né di far cadere il governo. Anzi, come prima cosa, ha incontrato Letta per parlare di taglio dei costi della politica, un piano per il lavoro e una nuova idea di Europa. Non è un tema all'ordine del giorno il ritiro della fiducia, anzi, credo che ieri i cittadini abbiano detto con molta forza che sia arrivato il momento di fare le cose e di farle sul serio. La squadra del leader democratico è pronta. 12 persone, 5 uomini e 7 donne, età media 35 anni. Luca Lotti all'organizzazione, Stefano Bonaccini agli enti locali, Filippo Taddei, responsabile dell'economia, Davide Faraone a welfare e scuola, il napoletano Francesco Nicodemo alla comunicazione, Maria Elena Boschi alle riforme, Marianna Madia al lavoro, Federica Mogherini all'Europa, Deborah Serracchiani alle infrastrutture, Chiara Braga all'ambiente, Alessia Morane alla giustizia e la casertana Pina Picerno a Sud e Legalità.